Konnichiwa cari Giappolovers, benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui per quanto riguarda la rubrica mensile di questo mese di aprile, ovvero per un'ora di gameplay. Eccoci qua su Narita Boy. Che cos'è Narita Boy? Allora, prende fondamentalmente il titolo di esordio dello studio spagnolo Studio Koba, pubblicato da Team 17, e prendi in questo titolo vestiamo i panni, dobbiamo vestire i panni di un guerriero digitale scelto per brandire la leggendaria Techno Sword. Ecco lì, lo vedete il guerriero anche con l'ideogramma giapponese e con la sua spada, spadone oserei dire, insomma è veramente, ha un qualcosa a che fare con Ico questa spada, insomma altro videogioco giapponese, e che è una sorta di katana più o meno, insomma comunque una spada digitale utilizzata per sconfiggere i nemici sia in scontri corpo a corpo che a distanza, data la sua capacità di diventare un'arma da fuoco oserei dire veramente straordinaria. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo addentrarci in questo mondo digitale guidati dalla scheda madre, ok, e che è l'entità creatrice di questo mondo fantascientifico digitale, e il quale appunto tra un combattimento e delle fasi di esplorazione ci narrerà le origini di tutto quanto questo mondo fantasioso. Allora, no, poi vedi, guarda, ci sta anche il flop di Isca, spettacolare, via un po' i credits, team credit, vabbè, ok, options, allora, game controls, no, ma che canzone c'è, spettacolare, sembra di fare un salto degli anni 80, incredibile, 80-90, insomma. Control mapping, ah ok, quindi c'è classic, alternativo, no, andiamo classic e poi vediamo un po', ci sono manco i tasti, qua abbiamo, ma no, ok, video e audio, ok, abbassato un po' tutto, CRT soft filter, ma sì, mettiamolo, va, come caro vecchio televisore tubo catodico, mamma mia. E io dunque devo ringraziare Studio Koba che mi ha inviato, per quanto riguarda il fatto di portare questo video in questa rubrica mensile, mi ha inviato il codice del gioco. Ora vediamo un po', play, ovviamente io lo gioco per la prima volta insieme a voi, new game, e vediamo un po'. Narita ovviamente, per chi non conoscesse, prende lo stesso nome che c'ha il famoso aeroporto di Tokyo, si chiama proprio Narita, aeroporto internazionale, e vediamo un po'. Dovrebbe essere in inglese, mi pare, vabbè, ma non dovrebbe essere in inglese tanto difficile. Old York, in the early 80s, quindi negli anni 80, bene, bene. Oh, grandissimo, che mangia ramen. Ok, quindi è un programmatore a questo punto. Penso che è tipo l'Apple One, oddio. Che succede? Eccala. Oh cavolo. The Silent Eclipse, the creator has forgotten him as returned. Quindi prende il fondamentalmente il cattivone ritornato. Eccala. Lui sta chiedendo che cazzo sta succedendo. Attivate il Narita Boy Protocol. Oddio, si è attivato, oddio. Ovviamente poi l'ho portato, insomma, comunque in questi giorni, in questi primi giorni di aprile, perché appunto c'è, comunque, avevo ovviamente anche l'embargo e non potevo farvi vedere nulla fino a marzo, quindi. Ok, questo è il classico ragazzino che gioca, la mamma si incazza, dice di andare a letto, domani c'è da fare, dice spende, diciamo, passi tutto il tempo a giocare, vai a letto, dai, ora, eccola. Mamma incazzosa. Oddio, si attiva tutto, oddio.
Oddio, si è acceso da solo, tra altre cose, oddio. Cavolo, l'ideogramma. Cavolo. Eccolo qua, cavolo, Narita Boy. Vediamo un po'. Ok, sta caricando, bene. Arrival in Digital Kingdom, cioè arrivo nel mondo, nel regno digitale, più che mondo. Oddio, oddio. Mamma mia, tutto pixelato, mamma mia che pixel art. Potevo pure portarlo anche come retro gaming, ovviamente, però mi sono detto no, vabbè, lo provo un po' di più. Porca la miseria. Ok, vediamo un po', così. Così si muove. Ok, vediamo un po'. Muoviamoci qua. Ma che è una casa, che è? Si sa. Ok, ci sono loro. Vai. Yeah, ok, giusto in tempo, Narita Boy. The flag we run with the call hero function give us sample this switch and force. Quindi c'è comunque la, insomma, the flag, la bandiera che abbiamo programmato con call hero, cioè chiama l'eroe, ha funzionato, insomma, abbiamo sembrato tutto quanto, anche ci sono dei segmenti del vecchio codice. Questa ragione è perché appunto è tutto quanto controllato dai hackernauts, non so, sono degli hacker, e tu devi viaggiare, insomma, ma di procedere con cautela. Loro, gli hackernauts, ti possono correre dietro, insomma, hanno delle linee codice e quindi ti possono trovare, tipo Matrix, porca miseria, che caspita. Ok, premi il bottone per aprire la porta. Dentro ti stanno aspettando. C'è il modulo olografico della scheda madre, motherboard, che ti proteggerà, insomma, da questo regno digitale. She's in the capital of the Digital Kingdom, standing at the Trichroma, overseeing code, closing bridges and fixing bugs. Vabbè, comunque, insomma, lei è nella capitale del regno digitale. Sa, insomma, c'ha comunque anche i codice, sta fissando tutti i vari bug, e insomma, però comunque il codice del regno di Gia comunque risulta instabile, appunto, perché ci sono i tricroma. Ok, oggettivo open the door, va bene, ok. Display information, ok, la porta si è aperta, bene. Sta in salvataggio, credo. Ok. Ah, è così, trofeo guadagnato, a world to discover, cioè un mondo da scoprire. Vediamo un po'. Oh, cavolo. Allora, X tondo, giù, ok. Oppela, mamma mia. Ma che agilità che c'ha, incredibile. Ok, così si apre, mamma mia. Ok, ecco l'entità. Allora, però, non è l'entità maligna. Beh, no, è motherboard, è la motherboard, è la scheda madre, cavolo. Porca la miseria. Questo è il... pre-recording, questo è il messaggio pre-registrato. For the true instance digital, per il, appunto, per il, insomma, per il vero eroe digitale Narita Boy. Quindi la motherboard, la scheda madre, comunque è un supervisore, è un programma di supervisione, qui nel regno digitale. È stato creato, insomma, dal creatore, come codice sorgente da parte della sua architettura, del tricroma. Vabbè. Listen to this message, comunque ascolta questo messaggio, così riceverai la nostra chiamata per decidere come fare. Benvenuto. Quello che vedi è una metafora visuale del tricroma. Va bene, ok.
Dice, vabbè, ogni cosa è definita, ogni cosa ha la sua funzione, ben definita, qui in una specifica regione del regno. Ci sono comunque delle entità programmate all'interno del regno. Ci sono comunque questi sistemi che sono chiamate case, dei tricroma e vabbè. The Yellow House e Beam, Region Coded Expanse. Ah, quindi ci sta prendendo la casa gialla, che prende fa parte della zona desertica, comunque del deserto. Quella blu, cioè la casa blu, regione insomma, dove piove, e prende ci sta la simulazione blu. Vabbè. Quella finale, la rossa, la casa rossa. The most powerful e distruttiva, che è la casa quella più distruttiva di tutte. Dice, la casa rossa è quella che ha comunque un equilibrio molto potente, che supporta l'intera architettura dei tricroma. But him, vedete him come è scritto grosso, ma lui, il supervisore, il programma di supervisione, utilizza ovviamente tutti quanti i dati. Vabbè. Per creare la sua supremazia, sopra Redas, vabbè, tutto un casotto che non vi dico. E qui comunque il Narita Boy deve ovviamente viaggiare in questo mondo digitale attraverso appunto la Techno Sword, eccola qua, la spada Techno, e battere chiunque. You must claim it from them and free us from the Stellium Manas, vabbè. Dobbiamo ovviamente reclamare questa spada, questo spadone. Ok, talk to the motherboard, fatto. Get hold for the te of Techno Sword. Go to Techno Father. Andiamo alla display. Andiamo qua. Broken memory, ok. Dovrebbe essere lui, cavolo, vediamo un po'. E questo è l'SO, è The Sorcerers. Ok, io, our old supervisor brother, del vecchio supervisore, fratello, che ci sa, pure grande fratello qua dentro, ma che è? La causa rossa, vabbè, ha causato molta distruzione, la scheda madre ti ha spiegato tutto quanto. You have holographic console, we are double ansible to, vabbè, comunque ci sarà questa doppia console dove poterla contattare. E devo poter comunicare con la scheda madre. Vabbè, dai. E vediamo un po'. Allora, di qua non si può andare. Ok, vai così. Vai così, preghiamo, grandissima anche la scheda madre, ritorna. Ci sono 13 memorie che ha creato il creatore. Bisogna distruggere 13 memorie. Cavolo. Quindi bisogna demolire dei totem. Ok, che creano l'accesso alla memoria del creatore. Per la sicurezza di tutti, eccetera, eccetera. L'eroe digitale ha l'occasione di immergersi in queste memorie per riattivare il regno digitale. Cioè, la memoria passiva a renderla fondamentalmente, ecco appunto, attraverso il codice sorgente updated, quindi migliorato, upgradato. Vabbè, ci sta tutto un meta neurale, tutto un network meta neurale. Vabbè. Il creatore si è dimenticato questo regno. Vabbè, prende dato di matto, insomma, fondamentalmente. Vabbè, dai, coraggio, dai. Dobbiamo appunto andare dei giorni, quindi insomma comunque dobbiamo intraprendere questo viaggio. Ok, fammi vedere totems e giorni. Ok. No, riga no. Vabbè, ho capito, ritorna lei. Vabbè, se hai capito, dai.
procediamo per di qua. Ma chi è? Sembra... Ah, sì, è il programmatore quello lì, quello con la barba, cavolo. Che succede? Ok, vediamo un po'. Narita Boy, sei entrato vuoto, eh. Ok. Il codice di Narita Kingdom, dobbiamo investigare i vari misteri. Ok. Ok, abbiamo... Ok, non dobbiamo tentare di distruggerlo, vabbè. Cavolo. No, ok. E quindi? Ok, dobbiamo aggiustare le cose necessarie. E beh, lo script è dato un po' così a puttane. Ah, jump and dodge. Ok, dobbiamo saltare. Ok. Oppela. Ho capito. Ma come si salta, cazzaro? No. Ok, rest in force. Ok. Ah, ok, mamma mia, che spettacolo, si può pure... Si può pure scalare, cavolo, che figata. Ma la spada quando la prendiamo, più che altro? Ok, in salvataggio. Ok, quindi come vedete è tipo un platform. Ok, qua bisogna essere molto veloci. Ok, bene. Oh, pecorella. Guardate che carina. Ci sono le pecore qua. Ok, access to Baba Caves. Non si può accedere? Vabbè, procediamo per di qua. Mamma mia, che roba. Cazzarola. Vabbè. Si è affogato. Ok. Procediamo per di qua. The Techno Father Castle. Dai che siamo a castello. Dai che siamo a castello. Seconda parte. I zombie sono. E no, cazzarola. Pure i zombie sono qua. Ma che caspita. Get all the... tocca prendere la spada a castello. Ho capito. Allora, finiamo un po'. Dai, coraggio. Fate sotto. Non so che c'è che io passo. No. No, no, dai, su. Non è niente. Ok. No, cazzarola. Rest in force. Vediamo un po'. Zompa qui, zompa là. Ok. No, cazzarola, m'han beccato. E dai. Porca la miseria. Vai, ok, zompiamo qui. Zompiamo qua. Ok, bene, non ci ha visto. Ok, doppio salto, bene. Ok, si è attivato quello. Possiamo entrare? Ma si può accedere di qua? E vedo che c'è una spada qua. Vai, entriamo, va. Ok, vediamo un po' che ci dice. Underground Garden è ristretto. La Techno Key. Vabbè, ma mi sa che non ce l'abbiamo.
Vediamo un po' se possiamo accedere così. Oddio, oddio. Vi ho preso l'ascensore. Ok, questa stanza è l'algoritmo. Ok, vediamo un po', dai, se riusciamo a prendere. Oh, la tecnospada ti aspetta. Oh, l'abbiamo forgiata. Dice qua nella spada è concesso tutto il potere dei tricroma. Vabbè. And the end of the hall, prendi un altro cioè alla fine della hall prendi un altro ascensore. Ti porterà alla Technosword. Ok, grazie. Vai, entriamo qua dentro. Oddio, oddio, che cazzo. Ah, già questo è il creatore, cavolo. Ma che caspita, è apparso così. E che caspita. Ok. Vai così, entra qua. Porca la miseriaccia. Ok, premi qui. Preghiamo. Vai, ok. Ma che caspita è? Ok, vai, ci siamo? Non la ci sono i guerrieri, c'hanno la spada. Dai, ci sta la spada, dai il suo spadone. Vai così. Vai, quadrato, quadrato, tipo spada nella roccia, ho capito, vai così. Vai, vai, premi, premi. Vai così. Technosword. Ok, vai così, trofeo guadagnato. Bene, bene. Home run, vai così, shotgun, ultra beam. Ok, attacchiamo. Ma che spettacolo. Vai, becca questo, così. Bella la spada colorata, mamma mia. Ah, e non te incazza, qua mi incazzo io. No, di là no. Ma quanti nemici ci sono? Mi va a fare fuori tutti? Mamma mia. Vai così. Liscio. Beccato, segato. Ok, andiamo per di là. Vai così, entra qua, entra qua. Dai, Narita Boy. Mamma mia, spettacolare. Ok, sono tutte queste belle spade. Oh, shotgun ultra beam. Allora, press once activate shotgun R2 or hold down to activate ultra beam. Each of these attacks needs a different number of cartridge that will recharge over time. Oh, ok, prende insomma questo. Ovviamente il tutorial di come appunto funziona l'ultra beam. Dobbiamo premere R2. E ok, va bene. Mamma mia, spettacolare. Ovviamente questa quest'arma, quando ci sono più nemici, li fa fuori appunto. Vedete, ah, in alto, eccolo là, tutte le varie cartucce. Aio. E crepa. Oh, che caspita. E no. Vai, segato, spaccato. Ok, mamma mia, sto per crepare. No, cazzarola. No, cavolo.
Aio. E vabbè, vabbè, però, cazzarola. Ok. Perché va veramente veloce. Ah, no, tocca andare per di là, cavolo. Vabbè, torniamo indietro. Che veramente molto veloce. Ai, aio. Ok. Vai, parlo con te, vediamo un po'. Questa è la Tori Station House, la casa della stazione. Vabbè. Tori. Ah, beh, i tori, già, come sono i tori in Giappone. Cioè, ovvero, che... sì, infatti, eccolo là, si vede il tori. Cioè, praticamente, non so se lo sapete, ma nei templi giapponesi il tori è il portale d'accesso all'area sacra, viene chiamato appunto Tori, o Tori con due i. Ok, bene. Tu puoi trovare durante la tua avventura. You will need to them. Ah, hai bisogno per procedere, diventare ancora più forte. Bene. Vai così, vai così. Vai così. Fly over the ground. Trofeo guadagnato. Bene così, bene così. Use dodge to escape offensive attacks. Use it in the air to cover more distance. Quindi prende, utilizzando L1. Quindi prende, dobbiamo utilizzare appunto questo dodge, insomma, comunque questa, per scappare da un attacco offensivo e usarlo in aria. Oppela. Allora. Ok, sinistra destra L1. Oh, ah, ok, bene. Sinistra destra L1. Ok. E cazzarola. Rest in force. No. L1, no, sinistra destra L1. Vediamo un po'. Sinistra, destra, L1. Ah, ok. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ho capito. Spettacolare. Ok, qua riappare lui. A mandare la scheda madre, ci aiuta. Sono figlio del tricroma. Tu hai ricevuto il primo totem. Come sai, tu puoi penetrare nelle memorie del creatore. Ogni volta che tu vuoi, insomma, comunque, che hai una memoria, puoi ritornare dal creatore. E mediante codici ti puoi connettere al, in maniera onirica al creatore. Vabbè. Il fatto di connetterti al totem, di connetterci al totem, ti darà l'opportunità di visitare tutte le altre memorie. E vabbè. Vai così, vai così. Si è messo come i buddisti. Infatti comunque in Giappone. Questo è Totem Room, ok. E non so se lo sapete, ma comunque esistono sia la religione shintoista che buddista. Vai pure qua. Vediamo un po' che ci dice. Figlio di Roma. Oh. Vabbè, la stessa cosa dello... dell'altro, vabbè, capito. Totem Room, è ok. Ok, quindi... ah, ok. Oddio, c'è la faccia del creatore. Oh, cavolo. Vai così, in the creator's mind, quindi nella mente del creatore, trofeo guadagnato, bene così, bene così. Mamma mia, quanti trofei. Ah, c'è anche la lanterna giapponese, no, che spettacolo. Allora, vediamo un po' il da fare, ovviamente ci rimanda al Giappone, come vedete.
Mamma mia, che strane anche le musiche. Quella è bloccata. Ok, vabbè, entriamo qua. Mamma mia, ci sta pure il treno giapponese, cavolo. Ma che è? Una memoria? Che caspita è? Il mio nome è Lionel... ci mancava tipo Lionel Messi, no? Lionel Perle... Ah, Nakamura! Ah, grande! Quindi ha origini giapponesi, grande! Io sono nato a Narita, ecco perché appunto Narita Boy, una città localizzata nella prefettura di Chiba, in Giappone, ecco come avevo praticamente preannunciato all'inizio del video, che poi in realtà... Insomma, ovviamente Narita, appunto, ripeto, è l'aeroporto internazionale più grande, insomma, sì, insomma, in realtà sta a Chiba, però potenzialmente serve ovviamente anche la capitale, Tokyo, del Giappone. They say that summer I came into the world was a very hot one. Ah, ok, quindi quel giorno d'estate che venne al mondo era un giorno molto caldo. E c'era ovviamente il suono delle cicale. Ragazzi, le cicale in Giappone sono veramente grosse. Sono altre quelle, niente a che vedere con quelle non strane. Proprio grosse le cicale. I giapponesi fanno un chiasso incredibile. E appunto, lo dice anche lui stesso. Insomma, particularly resonating, cioè quindi particolarmente, insomma, che resona, insomma, comunque rumoreggianti. Ma ovviamente io non me lo ricordo. Vabbè. Qua dentro vediamo un po'. La tipica casa giapponese, mamma mia. Là c'è il bagno, qua ancora. Creatori, vediamo un po'. Ai, do I remember, mi ricordo, mio padre era americano, Gaiko Kujin. E apparentemente un giorno era particolarmente impegnato nel suo lavoro. Ah, ma c'è pure Flipper, cavolo. Ah, eccolo lui da bambino con la mamma, presumo. Ma c'è una cosa che io mi ricordo, una forte luce e una voce veniva emanata da lì. Una gentile voce che mi coccolava. Mi ricordo mia madre, appunto, che... comunque era molto colorata, vabbè. Un mosaico di suoni di un'altra dimensione. Ok, andiamo per di là. Mamma mia, mamma mia. Vediamo un po' dove arriviamo in questa ora di gameplay. Più che altro sono curioso, magari, non so, di affrontare almeno un boss fight. Andiamo per di qua. Eccola. Oh, school code. Liscio. Vai, fatto fuori. No, no, no. E mo siete in due, eh? Ora siete in due. Mamma mia, fatti fuori. Ah, questo poi non c'ha lo spadone. Aio. E schioppa. Quanti caspia siete? Becca di questo, così. No. E non ti incazzare, su. Ok. È in salvataggio. Meno male che era in salvataggio. Ah no, forse. No, dai. E vabbè.
Racing Force. Ma che caspita! Ma... ma che caspita però... ma che... ma perché... ah, c'è quello là che va addosso. No. Cazzarola. Ok, vai così, gli abbiamo fatta, va. C'è sempre un po' di pratica, vediamo un po'. Ok, in salvataggio, bene, bene. Che si è attivato là. Dice, ok, qui, fratello, è l'accesso al Technocay del nostro giardino. Bene. Once the garden contact, una volta nel giardino contatta il Quantum, il mediatore Quantum. E lui ha la tecnochiave che ti può servire. Prendi l'opportunità per to mediate with him, per avere a che fare con lui. Che cammina in un mondo trascendentale del tricroma, la luce, vabbè. Find the access to Technocay. Troviamo l'accesso. Vediamo un po', però dove caspita sta? Go down into the garden and track. Ok, go down. Go down, ma go down dove però? Ci tocca tornare indietro? Probabile, vediamo un po'. Go down, ok. Cazzarola. Vediamo un po'. Sei di qua. No, ma non è di qua. Vediamo un po' di qua. Comunque è incredibile questo gioco, veramente molto carino. Yeah, i bats. Ah, tacci vostri. No, dai. Ma c'è pure le bestiacce, cazzarola. Mortacci. Che caspita. Sì, in quanti siamo qua? Sì, tu con lo spadone. E prendi questo qua. Oh. Ma non c'è qualcun altro? C'è, ci sono, tacci vostri. E beccati questo qua. Vai così. Beccati questo, così. Dai, facciamo un po' di
esperienza. Ok. Ok, andiamo giù, dice di andare giù. Sarà giù per di qua. Vediamo un po', vediamo un po'. Qua sono tutti quanti indaffarati. Vai, premi qui. Vediamo un po' se attiva l'ascensore. Ma qua si può andare? Vai, premi qui. Ok, vai, andiamo. Premi qua, un altro ascensore ancora. Quanti ascensori sono qua dentro, porca miseria. Ok. Ma dove stiamo qua, nelle nelle catacombe? Ok, allora ci dice Brent che tre altari algoritmici sono stati attivati. Destroyed e Spowered hanno un potere incredibile. Ah, poi tentare appunto il potere dei Trichroma itself, essi stessi, e ti attiveranno, cioè no, verranno attivati attraverso i simboli. Vabbè. Dismash, questa macchina è stata creata dagli agenti della capitale con allows you to, ti danno l'opportunità di avere questo codice trascendentale delle altre regioni. Puoi usare il potere trascendentale con i simboli. We'll call them jump patterns. Vabbè, dei patterns. Vabbè, sono saltare, salta patterns. Vabbè, take a good look. Vabbè, insomma, prova appunto a trovare questi simboli e questa espressione metaforica del suo bellissimo codice. Vabbè. They are always three. Sono comunque sempre tre. Ricorda, three. One for each beam. Cioè, tre. Uno per ogni beam, per ogni fagiolo. Per ogni seme. Display information. Vabbè, ok. Grazie, grazie mille. Ma che è? Vai, prega qua. No. Saluta qui. Che è? Ma che è, una boss fight? Eh? Ok, in salvataggio. Ok, si è aperto quel portone lì. Ma no, non possiamo nemmeno parlare. Vabbè. Ok, bene, vai col portale Tori. Con lui possiamo parlare. Ok, The Garden is pure ispirato. Ok, oh, bene, bene. Dove siamo arrivati? Va, The Ground Garden. The Underground Garden, cioè il giardino sotterraneo. Questo giardino è pura ispirazione. Cicli di stress? Frammenti di ansietà? Are you writing unstable code? Stai scrivendo un codice instabile? Che poi uno come fa a sapere che sta scrivendo un codice instabile? Non lo so, sinceramente, comunque. Then come down here, caught on the computer and flow the best lines of code. Dice, ok, poi puoi andare giù, puoi connettersi al computer, ci sono le migliori linee di codice del regno digitale, sono state scritte qui. Vabbè, mi fa piacere. Che volete che vi dica qua? Vai che in salvataggio, ok, due già attivate, bene, ok. Vai qui. Ok, altro salvataggio. No, qua si crepa tranquillamente, ok. Ma lui qua?
Non si può nemmeno andare chissà dove. No. Vabbè. Ah, quello è rotto. Qua non si può andare? No. Ah, cazzarola. Vai così, vai così. Ok, vediamo un po'. Allora lì su. Ok, poi vediamo un po'. Ma qua queste pecorelle che caspia fanno qua? Allora, go down into the canal and track down the quantum mediator. Ok, attiva i tre algoritmi degli altari. Due abbiamo attivati. No, questo ci racconta sempre la stessa cosa, mi sa. Ah, ok, oh, eh. I barriera se non potevamo entrare. Vai qua, salva qui. Ok, qua c'è un coniglio. Ah, hidden chamber, la stanza segreta. Coniglio, ma che tocca fa con te, eh? Coniglio? Allora, qua c'è anche una luce. Ma niente, solamente per attivare questo tori. Dai, non ci voglio credere, tocca fa qualcosa. In guardia, coniglio, in guardia. No, eh. Ah, cavolo, andare là, ok. Dobbiamo attivare sempre i tre altari, ok, andare là sopra. No, qua ci sta lui. Che aspia sta? Ma amico, tutta la... Boh, quello dorme. No, no, che ci sta tipo... Ci sarà qualche trabocchetto, cazzo, sicuramente. Ma sicuro c'è trabocchetto, cavolo, eh. Allora, vediamo un po' qui. Ne cazzarola. Vediamo un po'. Questo se la dorme. Non ci c'è proprio neanche niente proprio. Ah, ok, ok. Ci siamo arrivati qua sopra però. Che tocca fa? Ah, ok, vai così, vai così. Allora, selezioniamo i simboli. Ok. E confermare. Close. No, ma che entra a bocchetto. Che caspita. No, possiamo ritentare? Allora, seleziona. Conferma e close. E che caspita ne so? No, ma che caspita, ma un trabocchetto, cavolo, per tirare il terzo. No, ma io che ne so, cavolo, qual è qua? Sono 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 3 colonne, sono 18 simboli.
Uno per ogni colonna sicuramente sarà. No, dai. Ma ci sarà da qualche parte The Quantum Mediator. Allora, quadrato. Ah, c'è la pecora quella lì, vediamo un po'. Sì, quella è un quadrato. Boh, non lo so. Sinceramente non lo so. Così? Ma forse è andato bene? Ma non lo so, vediamo un po' qua. Poi lo schermo dei pecorelli è sempre lo stesso, cavolo. Non so, boh. Go down into the current and track down the quantum mediator. Dove sta questo mediatore? Cioè dovrebbe essere. Non lui? No, ma cazzarola, cioè questo è un trabocchetto maledetto. Ma mi sa che è lui il mediatore, però per forza di cose, poi. Ma non so come caspi attivarlo coi simboli, ma. Dove caspi si trovano questi simboli, porca la miseria. Then come down here, connect to the computer and flow. No, ma che cazzo di trabocchetto è? No. Ah, eccolo qua, eccoli qua, sì. Ok, ok, ho capito. Quadrato, poi il rosso, sono tre cose rossi e poi un altro quadrato. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', forse, allora. Quadrato. Ok, ma che abbiamo fatta? Mamma mia, mamma mia. Sì, the first of many. Bene così. Bene così, altro trofeo guadagniamo. Ma dove stiamo qua? Quantum Ascension. Quindi ascensione. Ma ascensione. Ma dove però? Ok, quindi funge da portale. Ok, vediamo un po'. Oddio, com'era? Questo, questo, questo. Ok. Tocca andare ascensione su, ma su. Ma su per dove, cazzarola? Cazzarola. Ma su dove, porca la miseriaccia boia? Che qua non c'è nessun ampiglio. E due frecce sopra poi. Ah, ok. Come
Come caspita ho fatto? Ah, ok, bene così. Ok, vai così, vai così. Vai, prendiamo quadrato. Vai, vai, prendiamo. Vai così, vai così. E ok, mamma mia, un po'. The Quantum Mediator, oddio, ci siamo, oddio. Ma che è, un boss fight? Vediamo un po' che accade. Dici, tu puoi sentire il tricroma in ogni pixel del tuo stato. We are, noi non siamo niente delle linee eretiche del codice eretico. In un non spazio, non tempo, continuo. Noi siamo we are computation. Siamo degli eterni input, output, vabbè. Tecnokey. She is all, quindi lei è un grande mediatore. Paziente, interazioni, vabbè. Allora, go down and display information, ok. Explore Digital Kingdom. Ok, quindi tutto qui? Bah, vediamo un po' allora. Ok. Allora, torniamo giù a questo punto. Vediamo poi andare a parlare con questo mediatore. Poi siamo già andando verso l'ora di gioco, quindi tra un po' dovremo terminare. E che caspita è caduto. Explore the Digital Kingdom. Obiettivi. Vabbè, esploriamo. Qua è una stanza segreta? No. Ma da questa parte qui... Ma c'è anche quello là. Vabbè, boh. Direi di tornare indietro. Dice di esplorare qui. E noi esploriamo. Vai, premi qua. E saliamo un po', via un po'. Caspita, tocca andare nella pura esplorazione. Ok, premi qua. Oh, vai che è in salvataggio. Vai che è in salvataggio. Oh, vai, sono tutte e tre attivate. Bene così, bene così. Mamma mia che roba. Ok, l'oggetto è sempre quello. Cioè, l'obiettivo è sempre quello. E che caspita. E fatti sotto. E schioppa, va. E cazzarola. Liscio. E becchi di questo qui così. Ok. Porca miseria, è andato giù. No, non è andato giù. Pensavo fosse caduto giù. Beh, torna indietro. E becchi questo qua così. Oh.
Posso andare su? Qui dentro? Qui dentro, vai così, vai così. Vai così, sì, floppy backup, rebuilding memories. Vai così, trofeo argentato. Bene così, bene così. Mamma mia, che roba. Ma solo uno? Solo uno, vabbè. Qua c'è il pastore, accesso alla cave. Dice, ah sì, tu hai... You need a techno key to go through this door. Bisogna andare attraverso quella porta. È un programma molto vecchio, antico, della scheda madre, una vecchia una vecchia donna chiamata Baba. Vabbè. Technofathers, priest of portal. Visit Baba. E vediamo Baba, che vuole che vi dica? Vai, visitiamola, vediamo un po'. Mamma mia, che caverna. Oddio, eccolo, oddio. Baba, ecco di qua, oh, finalmente, va. Dice, ah, I was sure of it, Narita Boy, tu, sono sicuro che sei Narita Boy. Io ho sempre conosciuto i Dicroma, distillati nella loro essenza, 20 pixel condensati, potere 20 pixel, vabbè. Beh, ovviamente, insomma, la grafica degli anni 80, sì, insomma, non è che era la grafica di adesso, insomma. I videogiochi pure pesavano qualche mega, non qualche gigabyte. Comunque, insomma, nel codice sorgente o come ci sta qualche linea di codice fatto da me e che comunque parla di un eroe che può riequilibrare The Beans. Vabbè. I poteri di tricroma. A lungo ho programmato queste cose, vabbè. Prima che tu ricevi a Techno Key, devo chiederti un favore. Recentemente, quando sono arrivati, quando è arrivato lui e le sue forze, si è creato un portale, è uscito fuori un portale sospetto. Sospetta, ecco là, è rosso. Demoniaco sembra. Puoi aiutarmi a investigare riguardo a lui? Forse, insomma, avrei tempo per comunque, insomma, visitare questa regione. Contiene delle cose, vabbè. Ciao, babà. Ok, investigare questo portale. Investighiamo, vediamo un po'. Eccala, oh, che è una boss fight, eh? Lord VHS. Ah 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 ah. Risata satanica. Tu sei l'eroe digitale? Tu vuoi battere gli sprite di 20 pixel? Grandi 20 pixel? Come dire, io sono 10, cioè tu sei 10, io sono 20, nel senso sono più grande di te, quello è il senso. When your techno sword. Io faccio parte del comando, eccetera, eccetera. Il panico, Lord VHS. Dimensions of Horror, la dimensione dell'horror. Dai, muori. Eccola, boss fight. Lord VHS. E becchi questo qua, Lord. Dove stai, Lord? Becchi questo, Lord, così. Che fai, scompari? E che ti ridi, becchi questo, così. C'è anche il cuore lì sulla destra. Tacci tua. Sì,
Yatta, vai così. Vai così col trofeo. One of the great, uno dei grandi. Bene così. Fatto fuori il boss. C'è qualcosa da prendere qua? Porca la miseria. Beh, che figata, cavolo. Ritorniamo al portale. Andiamo a raccontare a Babba e poi dove che ragazzi ci salutiamo, più o meno, che insomma. Babba, ci sei? Babà. No, sta riposando, sta dormendo? Babà, ci sei? Ma dai, Babà, però riprenditi, cavolo, no? Ah, ecco qua, vediamo un po'. Dice, ah, ok, sì, lo so, c'era Lord VHS, uno di loro, un ibrido, comunque, programmato, che parlava delle dimensioni dell'horror. Dice, ok, grazie Nita Boy, insomma, questa è la Technokey che ti darà accesso ai portali dei preti. E i portali sacri, diciamo, mettiamolo così, andare a questi, puoi utilizzare... Ah, non aver paura di viaggiare in questi portali, ti apriamo delle porte per il regno digitale. Sii forte, fratello, mi raccomando. Rest in power. Live in light, rimani nel... utilizza il potere, comunque, utilizza il potere, vivi nella luce, mantieni l'armonia. Ok, use Technokey to access the port. Ok. The previous portal, ok. E come si usa? Ah, power ups, Techno Sword, Home Run, Shotgun, Dodge. Poi ce ne sono tantissimi altri, cavoli, power up. Tanti altri, ok. Use Technokey to access. Come si usa sta tecnochiave? Vabbè, vediamo un po'. Vabbè ragazzi, io direi di tornare nella schema principale, al main menu. Discover for the game. Ma sì, per forza, insomma, anche perché comunque è già più o meno passato un'ora. Ed eccoci qua, vediamo un po' se premo play. Ah, ok, va bene, ok. Va bene, dai, bene così. E allora, insomma, questo episodio di un'ora di gameplay termina qui. Sperando che vi sia piaciuto quest'ora di gameplay in compagnia di Narita Boy, che veramente, secondo me è veramente un videogioco veramente carino. Insomma, non so dirvi quanto possa essere lungo, sinceramente, però veramente estremamente carino. E comunque, se vi è piaciuto questo episodio mensile del mese di aprile, che riguarda appunto un'ora di gameplay di Narita Boy, se vi è piaciuto vi lasciate il più like possibile, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi nei vari social, vi vedo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, basta scrivere JappoGamer e mi trovate agevolmente. In più, come sempre, invito a lasciarmi a iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi, alle volte anche non, con uscita quotidiana dei video. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove tanto in tanto scrivo news e recensioni vari sui giochi scattati a termine sul canale. Lo potete seguire appunto, ripeto, su WordPress al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!